Questa sera ci troviamo presso il campo sportivo di Villa Scorciosa, dove dall'inizio della preparazione il Fossa Cesia 90 prepara il prossimo campionato di prima categoria. E siamo a parlarne con il presidente Mauro Marrone, un'altra stagione da vivere, non dico da protagonisti, ma diciamo facendovi onore. Sì, sarà un campionato difficilissimo perché è un campionato a 12 squadre e breve, quindi non si può sbagliare già dall'inizio. Abbiamo cominciato la preparazione un po' in anticipo, anche perché il campionato comincia più tardi per i noti motivi, e stiamo a vedere. Quello che si è sentito, tutte le squadre si sono rinforzate, quindi sarà sicuramente un campionato in cui ogni partita si dovrà sudare per conquistarsi i punti. Noi quest'anno giocheremo sempre in trasferta perché dovrebbero cominciare i lavori per il nostro campo, ci alleniamo qui a Scorciosa e giocheremo le partite casalinghe a Paglieta. E con quali prospettive, quali sono state le novità di questa nuova formazione? Ma noi abbiamo preso 5 elementi quest'anno, abbiamo preso un difensore, Arlind Duskai, che viene dal Treville, poi c'è Dino Di Cambli che viene dall'Altino, un centrocampista, Lorenzo Pasquini che viene dal calcio a 5, però già ha dimostrato di non soffrire il passaggio, e siamo a 3, poi c'è Alessio Cagliazzo che viene dall'Union Fossa Cesia, un ragazzo del 2000, anche lui un ragazzo che già ha dimostrato di valere, e poi abbiamo come secondo portiere Tony Soriani che dopo un anno a Villa Santa Maria è tornato con noi per portare anche la sua esperienza al nostro portiere, perché abbiamo confermato Daniele Piccirilli, un portiere 99 di Fossa Cesia, quindi ha sicuramente bisogno anche di chi aiuti la sua crescita. E la società è rimasta immutata? Sì, la dirigenza è rimasta quella, siamo un gruppo di 7 persone affiatate, ognuno ha i suoi compiti, ognuno fa il suo lavoro, poi quest'anno i compiti e il lavoro è aumentato perché la gestione del Covid e quant'altro fa sì che sia la domenica che durante gli allenamenti bisogna essere presenti, però siamo riusciti ad organizzarci anche con i turni di lavoro di tutti e stiamo cercando di rispettare tutte le norme previste. E per concludere, si è fatto un po' l'idea delle squadre che possono recitare un ruolo di primo piano, un campionato a poche squadre, quindi è vietato sbagliare. Sì, da quello che si è sentito per il mercato acquisti, sicuramente Piazzano, Altino e Scerni sono le 3 squadre favorite per vincere, però io penso che di queste 12 squadre non c'è una squadra che sfigurerà, quindi sarà un campionato difficilissimo con 22 battaglie sportive ovviamente da giocare. Riconfermatissimo alla guida tecnica del Fossa Cesia 90 il mister Antonio Di Florio, con una squadra arricchita da 5 elementi e di sicuro valore, e quindi credo che sia soddisfatto in vista dell'avvio stagionale. Sì, gli acquisti, abbiamo reperito gli acquisti dove ci servivano di più, nei ruoli vacanti, e in particolar modo a centrocampo avevamo bisogno di una persona molto esperta come Dino Di Campi, che ci poteva dare una mano con la sua personalità, e poi anche a livello di spogliatoio Tony Suriani è stato un gradito ritorno, che ci darà una mano sia come uomo spogliatoio ma anche come preparatore dei portieri. Una stagione particolare con un girone a 12 squadre, vietato sbagliare. Sì, infatti quest'anno sarà un campionato più difficile dell'anno scorso, ci saranno 22 partite anziché 30, quindi sarà un campionato ancora più avvincente, ci sono 2-3 favorite, però sarà molto, molto più equilibrato, e noi quest'anno forse soffriremo anche di più per il fatto che non potremo usufruire del nostro stadio di Fossa Cesia, e quindi saremo costretti per un anno a allenarci qui a Villa Scorciosa e a giocare le partite in casa a Paglieta. Come ho chiesto anche al presidente, le favorite invece del girone quali sono secondo lei? Ma da quello che si sente in giro, le favorite mi sembrano essere Piazzano, Sporting Altino e a mio avviso Scerni. Per il resto le altre, compreso le nuove promosse di Santo Dionisio e Castelfrentano, due squadre molto attrezzate che si sono anche rinforzate molto.